Ciao, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale per questa nuova recensione di questo idropulsore Oral-B AquaCare 4. Come potete vedere, possiedo già un idropulsore di quelli a corrente 220 volts, serbatoio molto capiente e impugnatura con il cavo flessibile collegato. Molto potente, molto efficace, regolazioni molto precise per l'erogazione dell'acqua, ma alquanto scomodo perché dovendo appoggiarlo sul lavandino, se tiriamo troppo rischiamo di far cadere il corpo macchina direttamente nel lavandino o peggio ancora di rovinare questo tubo flessibile dalle sue estremità. Quindi finalmente l'Oral-B ha creato questo idropulsore AquaCare 4 completamente senza nessun tipo di filo. Abbiamo solo il cavo della corrente e la ricarica avviene in wireless ad induzione con il QI, quindi basta appoggiarlo semplicemente e questo si ricarica. Una ricarica dura all'incirca 5-6 ore, l'ho fatta io questa notte e più o meno ho calcolato quelle ore lì, ma dura all'incirca quasi una settimana senza doverlo ricaricare, quindi è possibile anche non appoggiarlo nella stessa ricarica per una settimana, portarlo in viaggio per 2-3 giorni senza avere la base e quindi riuscire a pulirsi i denti in modo molto più pratico rispetto ai vecchi idropulsori. Il serbatoio è estraibile in questo modo, quindi è possibile pulirlo molto bene mettendolo anche in lavastoviglie ed è di una capienza giusta, credo sui 135 ml d'acqua, che appunto ci fa pulire la bocca in modo perfetto, svuotando tutto il serbatoio. Nella confezione, oltre al caricabatterie wireless, quindi in modo ad induzione, e al corpo macchina, viene data anche una testina. Se ve ne servono altre potete tranquillamente acquistarle separatamente, sono praticamente tutte uguali quelle dell'Oral-B. Hanno un sistema all'interno con una specie di ventolina che a seconda di come spostiamo il selettore emetterà un flusso d'acqua piuttosto largo, tipo vortice, con aggiunta di micro bollicine che servono per pulire meglio e staccare anche eventualmente del tartaro e riuscire a staccare i pezzi di cibo con più facilità, oppure in modo perfettamente dritto. Grazie a questo riusciamo a pulire la bocca appunto dai residui e a rafforzare di più le nostre gengive. Da quando ho acquistato il mio primo idropulsore non ne posso più fare a meno, devo dire la verità. Le gengive si sono rinforzate e i residui di cibo tra i denti vengono letteralmente spazzati via, anche dopo che si è lavati i denti e quindi si crede di avere una bocca bella pulita. All'inizio magari dovete usare la potenza numero 1, in questo caso questo AquaCare 4 ha due velocità, due tipi di potenza. Una è la sensibile, per i denti sensibili, quindi abbastanza blanda ma comunque efficace. L'altra è la regular, quindi quando ci siamo abituati ad usare quella sensitive per i denti, le gengive ancora sensibili, dopo una settimana possiamo passare a quella regular. All'inizio vedremo uscire, oltre ai residui di cibo, anche un po' di sangue, ma è tutto tranquillamente normale, quindi non vi preoccupate, anzi proprio in quell'istante le vostre gengive si stanno fortificando. Oltre all'acqua potete inserire all'interno anche dell'acqua tiepida, leggermente tiepida, per evitare l'effetto ghiaccio sui denti e volendo potete aggiungere anche del colluttorio per avere una bocca fresca e disinfettata. Essendo così, può sembrare anche abbastanza invadente come corpo motore, invece in realtà non lo è. È molto utile da portare in vacanza perché chi ha usato e usa un idropulsore sa veramente l'efficacia che porta e quindi non se ne può più fare a meno. Ma soprattutto è indispensabile per chi ha in bocca magari un apparecchio ortodontico, quindi noterete da subito che anche l'alito ne guadagna perché riuscirete a pulire meglio appunto tra i ferretti di questo apparecchio.
Una volta che avete finito di usarlo, logicamente un po' di acqua sarà caduta sull'idropulsore. Niente paura, così com'è potete metterlo sotto il rubinetto, sciacquarlo e dargli una leggera asciugata per poi riporlo sulla sua base di ricarica oppure a fianco. Come ripeto, potete usare e comprare separatamente altre testine. Come vedete ci sono colori diversi, quindi potete scegliere di colori diversi, quindi ogni membro della famiglia avrà la sua testina con il relativo colore. Reputo che sia davvero un prodotto per la cura della bocca veramente indispensabile e sono contento che Oral-B abbia creato questo idropulsore senza vari ingombri, molto piccolo rispetto ai normali, è veramente molto pratico. Ricordo che sotto il video in mostra alto metto il link per acquistare su Amazon il prodotto al miglior prezzo. E vi invito ad iscrivermi al mio umile canale per avere la certezza di acquistare degli ottimi prodotti, visto che li testo uno a uno e in modo serio, quindi cerco di darvi un input e qualche delucidazione riguardo all'acquisto di questo prodotto. Vi ringrazio molto per aver seguito questa recensione e vi saluto alla prossima. Ciao da Andrew Well.